La situazione del 118 di Brindisi è gravissima, a dichiararlo ai microfoni di Antenna Sud è Giuseppe Lacorte, segretario generale aggiunto della CISL Funzione Pubblica di Taranto e Brindisi. Una carenza di personale preoccupante per un fondamentale servizio di primo intervento. Il sindacato di categoria propone anche una soluzione che veda al centro il ruolo degli infermieri, però servono delle assunzioni. La Funzione Pubblica CISL ha presentato una richiesta di incontro alla direzione generale su questo tema, ma è pronta anche ad ulteriori passi per poter giungere ad una soluzione definitiva. Quando a mancare sono il personale dei servizi delle prime linee, i servizi dell'emergenza come quelli del pronto soccorso del 118, che sono poi quei servizi che fanno la differenza tra il vivere e morire, beh, allora tutti quanti dobbiamo sentirci pervasi dal senso della responsabilità e dobbiamo mettere in campo ogni soluzione utile alla risoluzione del problema. La soluzione c'è, è sufficiente mettere a bordo delle ambulanze personale infermieristico. Ricordo che l'infermiere è un professionista della salute che in caso di emergenza può applicare in autonomia dei protocolli in attesa, se serve, che il medico lo raggiunga a bordo di una automedica. Però è necessario, l'azienda se n'è già convinta, che per far funzionare questo tipo di organizzazione occorrono almeno 60 infermieri e che purtroppo in questo momento dobbiamo dire all'azienda, per quanto abbia compreso che questa è la strada da seguire, poco sta facendo per strutturare, per potenziare il servizio.